perdere un figlio non è una cosa semplice. Io il pensiero che mi è venuto, ho detto: Signore, in questo momento in cui non ti pensavo neanche, tu ti sei presentato a me, ossia ho creduto che ci sei. E quando sul giornale è apparso l'articolo addio a questa a Sandra Sabatini, volontaria dell'associazione Papa Giovanni, e io ho voluto conservare l'articolo e cancellare addio e scrivere arrivederci. Arrivederci perché nella fede, nel Signore, io penso che Sandra non ci abbia mai abbandonato. Tutti quanti avevamo fatto la scelta di povertà, no? Perché ci piaceva aderire a questa immagine di Gesù povero e servo, però con lei la sperimentavi concretamente, perché continuava a distribuire a destra e a manca i vestiti, i suoi panni. Noi eravamo più preoccupate, diciamo, delle preoccupazioni di tutti i giorni, non so che cosa mettersi, gli amici, il fidanzato. Lei voleva piacere soprattutto al Signore, voleva piacere a Gesù. C'è stato un incidente di un ragazzo della comunità, e io mi ricordo che quella volta non ero andata alla messa perché lavoravo. Allora la Sandra mi fa: ma perché non sei andata? Ho detto: ma no, dai, lavoravo così. E lei mi ha detto: potevi prendere un giorno di ferie. E questo in me è rimasto come da dire: nella tua vita puoi dare delle priorità, sta a te scegliere qual è quella più importante. Tante volte si litigava, e molto spesso lei andava nella sua camera e io bussavo, per scusa bussavo, no? Ed era sempre accovacciata nella contemplazione, ecco. Io cercavo di pungere lei per sapere, insomma, come la pensava, e lei faceva altrettanto di me. La nuova comunità di Tre Rivi ancora non aveva la cappellina, perché eravamo appena arrivati, avevamo appena traslocato e volevamo fare le cose per bene, e non la facevamo mai. E Sandra su questa cosa proprio ce lo ricordava, ce lo richiamava fino all'impossibile, tant'è vero che un giorno in cui eravamo assenti è partita lei, è andata giù al fiume con i ragazzi, tra l'altro nel momento in cui aveva anche una gamba ingessata, quindi si è fatta portare giù in carriola per andare al fiume a raccogliere delle pietre naturali, dei pezzetti di legno che poi lei ha legato e ha formato la croce. E quando siamo tornati abbiamo trovato la cappellina allestita con questi elementi naturali, che la natura era il suo regno, le piaceva tantissimo perché nella natura lei incontrava Dio. E questa cosa lo stesso, cioè, è stato un ricordarci che stavamo più pensando alle apparenze che alla sostanza, ecco. Non ho fatto niente di più di un genitore, il resto non è roba mia. Io la vedo come mia figlia, la santa la fa il Signore, io non l'ho fatta.